quanto riguarda questa nuova ordinanza del presidente Musumeci, ovviamente ha generato un po' di confusione, non fosse altro che arriva alle 22, insomma, di un sabato sera, e quindi anche il tempo di organizzarsi era realmente poco, in considerazione che gli uffici comunali sono chiusi. Cosa si può fare, cosa non si può fare? Per quanto riguarda la corsetta sportiva, insomma l'attività fisica, questa non è consentita. Quello che è consentito è poter svolgere una passeggiata nell'ambito della propria abitazione, quindi nell'ambito dei 100 metri vicino dalla propria abitazione. C'è qualche novità rispetto al domicilio, al servizio a domicilio da parte delle attività, che sarà consentito anche nelle giornate di domenica e di festivi, cosa che ritengo assolutamente giusta e utile, proprio perché se lo consenti durante la settimana e poi non lo consenti nei festivi, che magari è il momento più importante anche per riuscire ad avere una boccata di ossigeno in attività commerciali, credo che questa decisione sia assolutamente giusta e saggia. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la possibilità di coltivare gli orti: è consentito a una sola persona per nucleo familiare e per una sola volta al giorno nei giorni feriali. Anche questa credo che sia una decisione giusta. In Sicilia la fase di contagio sicuramente è fortemente limitata da quelle che sono le azioni che sono state poste in essere. Ma è chiaro che allo stesso tempo non bisogna abbassare la guardia, ma è necessario e fondamentale che si presti la massima attenzione con grande senso di responsabilità, perché rilassarsi, se così si può dire, in questo momento rischia di vanificare tutto il lavoro che è stato fatto. È vero che la comunità, il comprensorio si sta comportando in maniera eccellente, ma dobbiamo continuare a tenere una linea di attenzione fondamentale e importante. L'altra cosa che voglio sottolineare è che si parla già di questa fase 2, ma anche a livello regionale bisognerebbe specificare come attuare questa fase 2, ovvero le attività possono riaprire bene, con quali dispositivi, con quale misure, con quali direttive, perché è chiaro che se si può liberamente tornare a quella che è la vita normale e poi non c'è l'obbligo di utilizzare la mascherina, le attività commerciali non mettono i dispositivi di sicurezza a disposizione delle utenze, piuttosto che il gel sanificante e quant'altro, diventa complicato immaginare una convivenza che dovremmo avere nei prossimi mesi con questo coronavirus che sia efficace e che non eviti ulteriori ritorni di questo benedetto contagio.